Più pattugliamenti in strada per parlare con la gente e gli esercenti al fine di prevenire le criticità e tenere sotto controllo i vari fenomeni della città cerniera, tranquilla nell'immaginario collettivo, ma non più isola felice, crocevia cioè, per i collegamenti con l'Alto Sangro e la capitale, ma anche un ritorno a scuola tra i banchi dove si formano le nuove generazioni, consapevoli dell'importanza e dell'urgenza di ricostruire una scala valoriale. E questa è la linea di Stefano Bortone, da 2 mesi e 6 giorni alla guida del commissariato PS di Sulmona come nuovo dirigente. Originario di Pescara, con un'esperienza operativa alle spalle sul fronte della polizia giudiziaria per il suo recente incarico ad Osimo, Bortone annuncia il ritorno in classe per incontri e dibattiti con gli studenti al fine di alzare il livello della consapevolezza del rischio legato all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti. Ecco, di questo aspetto è doveroso sottolineare che la problematica è stata già oggetto di un tavolo, possiamo dire, tecnico in comune, al quale hanno partecipato anche gli altri rappresentanti delle forze dell'ordine, tavolo presieduto dal sindaco di Sulmona. E appunto si è discusso di queste problematiche che sono sempre purtroppo più emergenti nel nostro tessuto sociale ed è stato già condiviso una bozza di progetto per cercare appunto di mettere in campo tutte le risorse migliori delle istituzioni per cercare di prima di tutto educare i più giovani ad assumere condotte che siano, diciamo, avulse da possibili coinvolgimenti nell'uso di sostanze alcoliche, stupefacenti. Ed è proprio per questo che anche la Polizia di Stato potrebbe essere a breve interessata da incontri, dibattiti che potrebbero tenersi nelle realtà scolastiche della città per parlare appunto di questi fenomeni, delle problematiche, dei rischi connessi all'abuso dell'alcol e di tutte le sostanze stupefacenti. Il vicequestore è consapevole dei fenomeni che gravitano intorno a Sulmona, considerata la cosiddetta zona di passaggio. Ecco, sicuramente è un'espressione, direi, felice definire Sulmona come una realtà, un territorio di cerniera, perché appunto è un punto di collegamento tra diverse zone strategiche del territorio regionale e non solo. Ed è proprio in questa direzione che, diciamo, l'operato del commissariato sarà indirizzato, cercando di cogliere appunto quali possono essere, diciamo, le problematiche, i rischi di infiltrazione criminale che purtroppo già in passato sono essere stati accertati in questa località. Parliamo quindi. Facciamo riferimento a fenomeni come purtroppo ormai è noto, dello spaccio degli stupefacenti, dove in inchieste recenti sono stati coinvolti anche soggetti di purtroppo giovanissima età. E di conseguenza, massima sarà l'attenzione per cercare di soprattutto prevenire e poi reprimere queste fenomenologie delittuose. In un momento di carenza di organico generalizzata, il vicequestore aggiunto, dirigente del commissariato, rassicura sul controllo del territorio. Come già appunto ho dato disposizione al personale delle volanti, quello a cui tengo molto è che ci sia una presenza costante di riferimento, non solo quindi intervenire in casi di problematiche, di reati commessi, consumati o tentati, ma appunto farsi vedere, parlare con l'operatore, con l'esercente commerciale per cercare di capire se ci sono delle, diciamo, situazioni di criticità. Presenza, umiltà e prevenzione, tre parole che fanno uno stile ed è così che la polizia di Sulmona cambia volto.